bel percorso, primo anno che la fanno. Sapevo che era impegnativa perché comunque la Valle Magna dà questo suggestivo percorso a tutti i runners, quindi sapevo che bisognava dare il massimo. È organizzata dal presidente in modo molto orgoglioso, perché comunque è una bella gara. Quindi ha tutte le premesse per andare avanti negli anni. Sì, secondo me sì, primo anno che la fanno, secondo me diventerà, magari entrerà in un calendario ranking della Bergamasca, ma potrebbe sì avere grandi successi in futuro. Grazie, complimenti. Grazie mille. Bella gara, molto sofferta, molto veloce, ma è sempre bello come allenamento, così ti velocizza e poi fa vedere angoli di questo bellissimo paese, proprio bella, mi sono divertito. Raccontacela, davanti c'era Antonino Lollo. Sì, siamo partiti insieme, poi quando abbiamo beccato la prima salita lui ha fatto un allungo che era impossibile stargli dietro, quindi io ho fatto il mio passo e ho chiuso secondo, più di così il primo andava veramente forte. Non è... Voto per questa prima edizione dell'evento? 10, veramente bella veloce, tutto molto bello, organizzata molto bene. Siamo con la prima classificata, allora com'è andata? Benissimo, è una gara stupenda, io è la prima volta che vengo da queste parti e mi è piaciuto moltissimo. Come hai fatto a decidere di arrivare a Rota in Magna? Sinceramente ho visto che c'erano un paio di giorni di festa, ho guardato che gare c'erano in posti belli e io da queste parti non ero mai stata e quindi ho deciso di provare. Complimenti, perché tutte le zone nei dintorni sono posti molto belli e siete anche molto accoglienti come persone. Grazie, e tu ti puoi presentare anche a noi, visto che è la prima volta che vieni da queste parti, vorremmo un po' conoscerti. Io sono Laila e vengo da Genova. Sì, e di solito che tipo di gare fai? Adesso è un annetto che più o meno ho iniziato a correre, ho iniziato grazie alla Mezza di Genova che sponsorizza la mia società Costa Crociere e niente, ho festeggiato così, è il primo anno che corro e quindi ora cerco di non perdere più neanche una gara. Quindi oggi dal mare fino ai piedi del Resegone? Sì, è bellissimo. È bello anche qui allora? Sì, decisamente.